Il Molo Arena di Marotta torna protagonista della stagione turistica con una serie di eventi che animeranno le giornate più calde dell'estate. Si parte questo fine settimana con la Festa della Tratta per poi passare al Summer Paradise Festival il 1 agosto con ospiti del calibro di Fred De Palma ed infine il Marotta Acustica Festival il 12 e 13 agosto. Domani appuntamento con i migliori piatti della tradizione locale e con le emozioni della rievocazione storica della tratta osciavica, che è un tipo di pesca a strascico praticata sulla costa in fondali bassi e sabbiosi. Ad organizzare la festa i volontari dell'associazione Malarutta. Quest'anno l'edizione si svolgerà nelle serate di sabato 23 e domenica 24 luglio 2022. Ci sarà appunto la prima rievocazione storica al tramonto alle 19.30 del sabato e poi quella all'alba alle 5.30 della domenica. Quest'anno però abbiamo voluto portare la rievocazione su tutto il litorale nei due weekend successivi, quindi sabato 30 luglio e domenica 31 luglio saremo nella spiaggia davanti all'ex colonia Santa Cecilia con gli stessi orari e sarà anche l'occasione per ammirare il villaggio dei pescatori, quindi per vedere come vivevano i nostri nonni, i nostri papà, i nostri antenati. E l'ultimo appuntamento invece sarà il domenica 7 agosto in zona sud, quindi nella spiaggia vicino alle vele, alle 5.30 del mattino. Altra novità della 12ª edizione è il kit della Festa della Tratta con i cocci della convivialità, ovvero un piatto e una tazza da collezione che potranno essere acquistati anche nei giorni dell'evento, ma stanno già andando a ruba. Si tratta di un'edizione limitata con pezzi unici realizzati a mano da maestri artigiani. Un evento molto importante per la storia di Marotta e che coinvolge grandi e piccini. Sì, perché dà la possibilità ai turisti di vedere, di assaporare quelle che sono le nostre tradizioni sia culinarie che diciamo legate alla pesca, ma soprattutto creare un'atmosfera di convivialità, un'atmosfera di comunità. 100 volontari dedicati a questa manifestazione con un cuoco d'eccezione, un novantenne che ancora tenacemente resiste nelle cucine della nostra festa per dare il suo apporto. E a noi ci fa molto piacere in questo perché dopo anni di inattività forzata possiamo riprendere la nostra tradizione, la nostra festa, la nostra ospitalità. Ecco, io oserei dire questa parola, la nostra ospitalità marottese che ai nostri turisti fa sempre molto piacere. E a proposito di turismo, l'assessore Caporaletti ha espresso soddisfazione per i riscontri positivi ricevuti dagli operatori del settore. Il comune di Mondolfo sta diventando infatti una destinazione sempre più attrattiva e lo dimostra la presenza di tante persone che hanno scelto questo territorio come meta per le loro vacanze. Ci siamo impegnati molto, ma diciamo la sfida è quella di far diventare Molo Arena a tutti gli effetti un luogo dedicato a eventi importanti di un certo livello, per cui poi aiutare l'associazione anche per quanto riguarda i costi, perché ricordiamo che oggi le associazioni sono anche costrette ad affrontare dei costi importanti quanto fanno questo tipo di eventi, per cui da parte nostra c'è la volontà e di sistemare il Molo Arena per far sì che sia più facilmente fruibile da parte di tutti e dall'altro ecco dare anche una mano alle associazioni da un punto di vista proprio ecco, organizzativo, economico, là dove c'è sicuramente bisogno.